Mi chiamo Alessia Pernerovska. Vengo da Ucraina. Sto in Italia già 10 anni. Molto semplice, è venuta amica mia, quella è stata già 2 anni lavorata, è venuta in Ucraina, poi siamo partite insieme. Mi sono venuta qua. Da primo giorno mi sono trovata bellissimo, bellissimo e benissimo, con prima famiglia dove nonna ha avuto 93 anni. Questa famiglia teneva tanta pazienza, ma proprio italiani avete tanta pazienza con straniere pazzesca, pazzesca. Spiegare senza lingua, senza capisci niente, con gesti, con... Ma è pazzesca pazienza, se a posto mio, non lo so, non lo so. Stata con nonna 1 anno, finché fra queste geste, televisione, non ho imparato lingua. Nonna morta, 93 anni, stata 9 mesi con lei. Poi ho avuto altra nonna, pure morta. E poi è venuta a Curte, dove state 2 vecchie. Padre e madre sarebbe Antonio, no? Madre ha avuto Alzheimer, padre cancro, e così siamo conosciuti, loro pure sono morte e siamo rimaste lì. E così sono rimasta là, poi ho lavorato in ristorante, lavoro a piatti, uno, altro ristorante, ma così è andato. Ma poi quando conosci lingua non c'è problema. Non credo che i nostri hanno così pazienza come gli italiani, non credo. Ma poi non so perché da noi ancora non è arrivata questi stranieri. Pure vita differenza, differente, come qua e là. Prima cosa orari. Qua fino all'1, poi tutto chiuso, poi dopo alle 5 si aprono. Da noi tutto il giorno tutto aperto. Che negozi, si gente girano dappertutto, tutto il giorno, non si sa dove e come. No? Di più libertà, là di più libertà come movimento, perché qua orari, tutto orari, no? Da noi più ancora così. Adesso io come già cresciuta là, venuta qua, già sto qua 10 anni, c'è un po' come dappertutto vedo che un po' gente stanno chiudendo se stessi, ognuno a casa sua, pure da noi, non sanno chi abita fra muro. Prima pure non stava così, adesso vedo dappertutto un po' gente si chiudono. A festa a Curte, castagni, festa castagni, bella. Poi altre feste, queste piccole, perché Curte è piccolissima, ma comunque fanno feste. Solo quando è stata festival cinematografico, no? Ho venuto una volta. Ah, poi l'altra volta ho guardato come spettacolo bambini quando è finito scuola di ballo. Bellissimo, è bellissimo. Sì, noi non abbiamo così cose buone come voi. Ma comunque io credo che mangiare i prodotti italiani è migliore dappertutto al mondo. Sì, io faccio italiano cucina e cucina nostra ucraina. Sì, perché noi siamo cattolici come voi. Solo tutti i festi, ma si spostano 2 settimane dopo vostri. Ma lo stesso. Se c'è lavoro, si unisce tutti,
impressionisco no tutti, sono difficili. Difficili per tutti, non è solo per scrivere. Perché quando lavorano, pure per esempio al ristorante lavorato, là, si scherza, si parla, si passa tempo, si scambia, si conoscono. Quando non c'è lavoro è difficile, ognuno sta a casa. Viva Italia!